A San Lorenzo al Mare il torrente ha trascinato una sessantina di auto. Bloccate diverse vie di comunicazione, traffico in tilt, dalle 14 la ferrovia tra Imperia e Ventimiglia interrotta. Attivati pullman sostitutivi, ma lungo la linea, allagata e piena di fango, ci sono anche due frane. Difficile il lavoro dei tecnici delle ferrovie, soprattutto tra San Lorenzo e Santo Stefano. Blackout elettrico a Sanremo, Armaditaggio e Imperia, 124 le cabine Enel fuori servizio. Allagamenti e danni anche tra Albenga e Finale Ligure nel Savonese. E da stamane in tutto il ponente Ligure sono al lavoro vigili del fuoco, anche di altre regioni, forze di polizia, prefetture, protezione civile, volontari, richiesto anche l'intervento dell'esercito. E domani a Sanremo e in altre località dell'Imperiese le scuole resteranno chiuse. Ponente Ligure, il giorno dopo. Il giorno dopo un nubifragio, un'ondata di maltempo come non si registrava da oltre un secolo. La provincia più colpita è quella di Imperia, soprattutto Sanremo, Ventimiglia, Diano, San Lorenzo, dove sono state evacuate centinaia di famiglie. C'è chi piange un parente, i familiari di Maria Lupi, 45enne di Sanremo, travolta dalla corrente mentre tentava di rientrare nella sua abitazione. Una corrente violentissima che ha trascinato chissà da dove il corpo senza vita di un settantenne, morto una decina di giorni fa e ritrovato stamani sulla spiaggia di Bordighera. Il giorno dopo il nubifragio si contano i danni. Le prime stime parlano di centinaia di milioni. I collegamenti sono tornati regolari dopo che ieri ferrovie, strade, persino l'aeroporto di Genova erano rimasti interrotti. In alcune zone mancano ancora la luce e la linea telefonica, alcune frazioni sono tuttora isolate e le scuole di molte cittadine sono rimaste chiuse. Oggi tutti sono al lavoro, anche 120 militari della caserma Camandone di Diano Marina, per sgomberare le strade, i negozi, le case dal fango e dai detriti che l'acqua ha trascinato con sé. Ma lo stato di allerta non è cessato. Può piovere ancora violentemente su tutta la Liguria nelle prossime ore. Sì, in questo momento ci troviamo a San Lorenzo al Mare, dove la situazione è disperata e con il passare delle ore esprime tutta la sua drammaticità. Ma sentiamo subito il sindaco Franco Bianchi, che per tutta la notte e in mattinata ha coordinato i lavori della Protezione Civile, trasferendo anche la sede del comune provvisoriamente nelle scuole, perché il municipio è totalmente inagibile. Diciamo che San Lorenzo per circa metà è stata in pratica distrutta da questo evento. Tutta la zona bassa ha le case fino al primo piano praticamente tutte piene di fango. Stiamo cercando adesso di cominciare ad evacuare mobili, masserizie eccetera. C'è molta disperazione nella popolazione, c'è un momento di scoramento generale che è solo appena appena lenito dal grande impegno che i volontari stanno mettendo nell'opera di sistemazione per quanto si può. Qui intorno a me un paese distrutto, la gente raccoglie le poche cose dalle case che ieri sera ha dovuto abbandonare. Sono circa 300 le persone senza tetto. Poco fa una donna anziana con le lacrime agli occhi ci ha detto: abbiamo perso tutto, la disperazione sui volti di tante persone. Una giovane coppia aveva predisposto tutto per aprire un negozio di arredamento, aveva recuperato un vecchio edificio, mancava solo l'inaugurazione. Il torrente San Lorenzo lo ha distrutto. In poco tempo la furia delle acque ha travolto e sconvolto San Lorenzo al Mare. Case, auto, strade, non ha risparmiato nulla. Una enorme cisterna è finita contro il ponte sulla strada principale. L'Aurelia è rimasta chiusa ai mezzi pesanti. La furia delle acque, dicevamo, si è portata via anche la costa, la spiaggia, la passeggiata. Ora c'è un grande cratere, i lati, le forze di polizia lo stanno presidiando per evitare il peggio. Sono in tanti volontari al lavoro con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Al lavoro, ci ha detto il prefetto D'Acunto, sono soprattutto le mani, ma non bastano. Da San Lorenzo restituisco la linea allo studio. Una situazione disperata a San Lorenzo al Mare, tra Imperia e Sanremo, ininterrottamente da ieri sono al lavoro soprattutto le mani, ma non bastano. La gente cerca di salvare le poche cose rimaste nelle abitazioni che ha dovuto abbandonare e sono almeno 300 le persone senza tetto. L'ondata di acqua e fango non ha risparmiato nulla, spiagge e passeggiate a mare sono scomparse, danni incalcolabili per la Riviera dei Fiori e col passare delle ore ci si rende conto della gravità della situazione, sottolineano gli amministratori a Imperia, Porto Maurizio, Armaditaggio, Spedaletti, Bordighera, Ventimiglia, accanto a vigili del fuoco, forze di polizia, protezione civile.